Ed è il momento di collegarci in diretta con gli studi di Rete 2, dove ci sono Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro, e vi vediamo in ottima compagnia. Finalmente la pecora protagonista, un giorno da pecora. Abbiamo un grande ospite oggi. Sì, grande ospite. Signor Esposito, Intanto, grazie, che grazie. meraviglia. Sì, Ecco, però qua scusa, volevamo adesso ringraziare. Non vorrei dire, Anna Maria, grazie. Domani potrebbe indossarla, certo, subito. Subito, no, sì. Perché subito la pecora no. È maggiorenne, la pecora? Sì, ma è maggiorenne la pecora. Come si chiama? Comunque, guardi, nel caso, non c'è il problema, facciamo così, Se fosse il problema solo della pecora, signora Esposito. A un certo punto nel preview, preview. Devo spiegare? No, fiscal compact. No, vedevo soltanto la pecora. Spending. Pensato, ecco, mi lasciano da sola con la pecora, mi sentirei smarrita un po' anch'io. Oggi sono tornati i Marò, quelli della Lexi. La Lexi, sì. La dura Lexi. Si sentivano un po' smarriti anche loro. È tornata a casa Lexi. Sì, una battuta di Cinzia Poli, ma no, ma che non è mia, torna a casa Lexi. Signor Esposito, ci ancora qualche arresto negli ultimi istanti? Sì, mi ero preparata. Le preferite domiciliari oppure proprio in carcere? Cominciamo dal carcere. Carcere. Ma intanto posso parlare del leone d'oro davanti alla pecora, il leone d'oro a Francesco Rosi? No, in carcere. Saluterei. No, non è in carcere. No, poi si impaurisce. Leone d'oro. Però c'era detto di quelli in sottolineato. In carcere, si è risposto. Allora, vi racconto di questo carabiniere che è stato arrestato perché un po', diciamo, troppo vicino all'Andrangheta, no, è stato arrestato, assoverato dai suoi stessi colleghi. Lui era al lavoro, è stato arrestato dai suoi stessi colleghi. Il carabiniere ha vinto anche il premio... Senatore De Gregorio, che arresta i domiciliari. Vabbè, quello sì. Adesso siamo pronti per andare in onda su Radio 2 per lei, signor Esposito. Gentilissimo. Vedete la maglietta? No, basta, finito. Maglietta. Non c'è più tempo. La venderemo, per sopperire i tagli. Diciamo una qualche responsabilità. Eccoci qua. Bentrovati, bentornati anzi. Sì. Volete un po' di ottimismo? Sì, grazie, di ottimismo, in vena se fosse possibile, perché... Allora, Standard & Poor's dice che nei prossimi 5 anni i mercati finanziari mondiali rischiano una tempesta perfetta da 35.000 miliardi di euro. Sì, ma lo dice Standard o Poor's? Insieme si sono messi. Però, come dice il ministro Passera, dice che ce la faremo. Teme per la tenuta sociale del nostro paese, però ce la faremo e non è ottimismo di maniera. Ma gliel'avete detto al Passera che è ministro lui? Che dovrebbe occuparsene lui della tenuta. Che lo dice, ce lo riversa addosso a noi come se fosse colpa nostra. Va bene che Passera passerà, però insomma, voglio dire... Senti, ma e la Fornero anche... La Fornero ottimista? No, sembrerebbe no. Insomma, è un po' impegnata con gli esodati in questo momento. Signor Esposito, la vedo un po' dubbiosa oggi. C'è qualcosa che la perplime. Ma il tono forse non le piace. No, lo sguardo è un po' sguardo, preoccupato. No, secondo me è la maglietta. La maglietta. Ma come fai a vedere la maglietta? Una giacca. Ma scusi. Maestro. No, ma è la maglietta, c'è la maglietta lì vicino. Sono gli effetti della maglietta. Perché effettivamente, se non indossata, la maglietta procura strane reazioni. Esatto. Infatti quando voi togliete la maglietta in realtà poi non siete così, come siete? Ma tu non hai idea di come sia io quando mi tolgo la maglietta e vorrei non parlarne. No, sono cose che non si possono far vedere l'importante in televisione. È non vedere, mi è scappata la battuta. No, l'importante è non vedere, sì. Qual è la battuta, signor Esposito? Scusi. Non vedere Sabelli Fioretti senza la maglietta. No, non è una no. battuta, è la realtà. È la triste... Non volevo infierire, non era... No, è la triste drammatica. No, ma anche perché Anna Maria è innamorata di me, quindi certo, non vedo esatto. Perché... Oramai tutti lo sanno. Tu sai, ricambiato, no? Sì, c'è anche chi è geloso. Chi è geloso? Chi è geloso? Lauro, lei non è geloso? Ma no, io sono per la coppia aperta, guarda, signor Esposito, avevamo detto così, no? Scusi, quindi non è che noi... Ma non lo faccio sapere a Sabelli Fioretti perché... Ma guarda, adesso che Obama ha detto sì alle coppie, ai matrimoni gay qui... Bravo, noi, esattamente noi si è aperto un mondo, questo. Io vi volevo fare una domandina su questo. Ci faccio una domanda. Perché sì. Grillini per l'Italia dei Valori dice, ecco, anche noi adesso vogliamo... forse potrebbe essere una spina nel fianco di Bersani. Ha avuto un grande successo Grillini in questo periodo, se quindi... Magari Bersani guarda con una certa simpatia... Ah, vuole sapere se Bersani è favorevole... A Casini, ai matrimoni gay, no... Diciamo Grillini Casini, potrebbe essere Fini, la Bindi no, assolutamente c'è un po' di confusione, diciamo, Franceschini no. Nessuno forse Vendola, ma non è non lo so, ma c'è chi sostiene che tempi duri per Grillini nell'Italia dei Valori, esatto. Insomma, ecco, questo meno per i Grillini nel Movimento 5 Stelle, sì. No, il problema è che bisogna essere contrari al matrimonio. Sì, e adesso matrimonio adesso arriva Francesca Fornario e noi ci che è contraria. Ci dissociamo. A dopo.